Tu sei stato a Bari fino alla fine. Sono stato a Bari fino alla fine. Però io so che però saresti andato via volentieri a un Sì. certo punto. E un po' sei, in qualche modo sei andato via perché un po' l'incarico parlamentare, un po' ti hanno un po'. La storia, qui ho fatto non più scientifico ma umano, no? Certo. I miei genitori avevano costruito una baracca vicino a Marina di Massa, in un posto che si chiamava Poverome, che si chiama tuttora Poverome. E questa era stata distrutta dalla guerra, poi la mia mamma l'aveva, con i danni di guerra, l'aveva mezzo rabberciato, eccetera. E ci andava lei qualche volta d'estate. E poi quando lei è morta l'abbiamo ereditata. C'era un po' di terreno, C'erano 1.400 metri, da 1.400 metri di bosco proprio così. Quando la mia mamma è morta nel 70, e quei pochi soldi che avevamo abbiamo detto, senti, costruiamo, ricostruiamo, rimettiamo la posta, 40 metri quadrati, insomma, no? Però abbiamo riverniciato, abbiamo comprato i letti, no? E abbiamo cominciato ad andare lì. E questa è stata per 40 anni la fonte della felicità della Gabriella e mia. Quindi noi vivevamo per poter andare a Poverò, perché lì stavamo Che è bene. comune Di massa. di massa. Sei pratico della Un zona? pochino, un po'. C'è Marina di Massa, poi se vai verso sud-est c'è il Cinquale, Montignoso, tutta zona di un interesse estremo dal punto di vista storico, perché c'era Montignoso, era un'enclave di Lucca, e poi attaccato c'era quella che oggi è Forte dei Marmi, cioè Serravezza, che era un'enclave del Granducato di Toscana, e poi ricominciava la Lucca, e poi si arrivava a Quella è tutta Pisa. una zona di mescolanze, praticamente, Bellissimo. fino alla Lunigiana. Massa era il Granducato di Estenso, non so. Che poi se ne affittavano fra parenti, così insomma. Ed è bellissimo perché a frequentarlo, perché noi l'abbiamo sempre frequentato con grande amore, no? E anche curiosità, insomma. E sono diversissimi, per esempio, e si odiano fra loro con una forza come solo i toscani sanno fare, no? Carrara odia mortalmente Massa, Massa odia ed è odiata da quelli di Montignoso, che sono una striscia di Pisa, 500 Livorno, metri. Siena, Firenze. Sì, ma poi è ancora peggio. Quelli della Versilia sono quelli della Versilia che non hanno niente a che fare con Massa e Carrara, no? E poi diventa Lucca, Pisa, eccetera, tutti in odio fra di loro. E poi dall'altra parte si va verso la Lunigiana, che sono emiliani, Sì. con i toscanacci non ci vogliono. E quindi insomma per noi questo Poveromo era un posto dove ci divertivamo senza fine, poi avevamo attrezzato abbastanza bene, mi ci portavo il computer, passavamo in certi periodi Che a lungo sia venuto anche vostro figlio con voi. a lungo, finché era ragazzo è venuto, sì, nel 70 lui cosa aveva, 14 anni, sì. E quindi ce lo siamo goduto. E questo è stato un po' l'attrattore. Da Bari a Poveromo c'erano 7 ore di macchina, intanto avevamo già comprato la macchina e eravamo già su una strada consumistica. E noi abbiamo sempre sognato di avvicinarci. Per noi l'ideale sarebbe stato passarci dei mesi. Quindi era lì Era il là punto il di punto di attrazione. attrazione, sì. E poi, sì, poi 9 anni li ho passati a Roma, in Parlamento, e poi quando sono tornato a Bari ormai ero stanco, poi erano cambiate
nel 92, 93, 94 erano cambiati anche i rapporti universitari, fino a che sono stato a Bari e il direttore dell'istituto, insomma, non avevo il centro di potere, ma insomma, a un certo punto potevo di regolare quello che interessava a me, comprare i libri che interessavano a me e che interessavano agli altri, ma insomma era un poco fatto su misura per me. E gli altri, quelli che hanno lavorato con me, grande passione per quello di cui mi sono occupato, io non hanno mai avuto molto, tanto bravi, sono tutti molto miei amici, cioè, insomma, mi ha sempre considerato un nostro. Quindi quello appunto che ho visto dalle tue carte, che a un certo punto, se fossi potuto venire a Pisa, per esempio, l'avresti fatto volentieri. L'avevo fatto anche dei passi. Sì, ho visto.